Allora ho detto, ciao, questo è Ugo che finalmente è riuscito ad arrivare insieme a Francesco, vedete che è al numero 34, questo qua. A varie tirature il nostro giornale. Tantissimo. Ma l'hai visto che c'era qua? Ho scritto anch'io, ho visto l'insegna adesso. No, ma hai visto il giornale? Qui, eccolo qua. Questo cos'è? Appena arrivato. Questo cos'è? Ah, l'hanno coperto. Sì, sì, sì. Questo? Allora, di certo è che del 600. È del 600. Sì. Testa, forse non. Adesso stiamo facendo la pulizia. Se io non sapevo neanche se stesso. Bastava chiedere a Cascina, stava nuova, vedi lì? Eccola qua. È scritto lì. Mi sono arrangiato tutto la forse di origine quattrocentesca, non 600, quattrocentesca. Forse, ma attestata, quindi c'è la documentazione del 400. Sono una vergogna sta cascina, eh. Certo che è una vergogna. Dica. Perché? E lo così la, una vergogna la pubblichiamo su Tele Milano. L'hanno pulita 6 mesi fa, ragazzi, perché, perché la puliscono, La stanno ripulendo, ma chi la sporca? Qualcuno la sporca, venga a vedere quante robe che abbiamo dentro. La sporca, ma anche lasciano sporca, non pulisce ad entrare della gente qua. Non lo so, perché no, c'è la famiglia Farina, c'è quel signore lì, il signor Francesco, quindi non entra nessuno. Qualcuno spero che non entra nessuno. Li buttano da fuori. Per adesso non entra. Andiamo nessuno. A vedere questo portichetto, vieni, ci fa vedere delle cose nuove. Per adesso non entra nessuno. Vedere. Così fotografo. Andiamo a vederla. Dicono. Però sono entrate, così prima, faccio vedere. Prima sono entrate delle persone. Ah sì? Mi abitavano pure, sì, perché io abito qua, non è che possono dire. Adesso c'è quel signore lì e non può dire che abitava qua. Prima entravano anche che stracomunitari qua. Quando? Ma no.